Previsioni del tempo sull'Italia per domani. Al nord generalmente poco nuvoloso, salvo locali aumenti della nuvolosità sull'arco alpino, dove non si escludono locali piovaschi. La famiglia è composta da un maschio e 5 femmine, ognuna delle quali riproduce da 1 a 3 animaletti per cucciolata. Caruso.
il fotografo. E quando ho fame vedo tutto bianco e nero. Calcare graffia e graffio dopo graffio rovina il tuo bucato, come rovina la lavatrice. Morbido, è nuovo? No, lavato con per... Thank you.
Così, Dor, gol gol cracks, Lilo pack, colo cracks. Cracks! Cracko time! Kids are hungry, it's always Maggie. So fast to cook and good to eat. Un brevissimo flash meteorologico iniziando dalle temperature di oggi, le temperature minime di questa notte, le minime notturne. La sensibile diminuzione sul nord Italia con valori di primato del freddo, meno 14 osservate, Bolzano, Aosta, meno 11, Torino, meno 10, Cuneo, meno 12, Milano. La diminuzione è stata risentita anche in alcune regioni del sud Italia, ha prevalso un aumento sulla Calabria. E adesso direi di passare immediatamente alla teleimmagine del satellite Meteosat sull'Italia, eccola per mostrarvi. Il gran freddo, il gelo, ma il tutto secco potremmo dire. Qualche banco di foschia sulla pianura padana, ma il cielo sereno, l'arco delle Alpi nevato. Poi praticamente dall'altezza di Rimini e verso sud è tutta la intensa copertura nuvolosa legata a un sistema depressionario estremamente complesso che adesso, prima di mostrarvi il quadro europeo, io desidero darvi lo schema, anche se previsto per domani, è poco diverso da quello attuale. Immaginate oggi tutte queste informazioni ma vi interessa che
verificate nella nottata di oggi localmente, anche in pianura, in quanto le temperature rimangono basse. Poco nuvoloso, variabile la fascia centrale, peggioramento sulle regioni nord-occidentali, in estensione il giorno seguente, cioè il giorno 8, non domani, a tutto il nord della penisola. La temperatura di conseguenza rimane sui valori attuali. Grazie, arrivederci.
January 10th, 1992, a container ship traveling from Hong Kong to Tacoma, Washington, loses 12 containers overboard. One of them sets loose thousands of tiny yellow plastic ducks, currents of the North Pacific. The currents carry the ducks all over the world. So months later, they start washing up on the coast of Alaska, turning this toy spill into an accidental experiment. So from the ducky study, you get real-time data about the currents in the North Pacific. The accidental duck experiment is still providing information today. They're almost indestructible. I mean, literally 20 years after they hit the ocean, they're still washing up on beaches around the world. I like shit. The flame is down.
Meteorario. Previsioni del tempo sull'Italia per domani. Al nord generalmente poco nuvoloso, salvo locali aumenti della nuvolosità sull'arco alpino, dove non si escludono locali piovaneschi. Giadu mantata. Into the future. È composta da un maschio e 5 femmine, ognuna delle quali riproduce da 1 a 3 animaletti per giorno. Faccio il fotografo e quando ho fame vedo tutto bianco e nero. Arriva!
è il calcare. Il calcare graffia e graffio dopo graffio rovina il tuo bucato come rovina la lavatrice. Morbido, è nuovo? No, lavato con per... Robin fabric whitener. एक सुविधा जनक सैशमी. ये तो दर्शन चिकिया. लेकिन आतो हमेशा महंगी वाली चिकिया. लेती थी. जब वही महंगे दामों वाली क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग, कम दामों में मिले, तो कोई ये क्यों ले? वो ना ले. मान गए. किसे? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर दोनों को. अब निर्मा सुपर धुलाई का सुपर दाम दाम फिर भी कम.
Flash meteorologico iniziando dalle temperature di oggi, le temperature minime di questa notte, le minime notturne, la sensibile diminuzione sul nord Italia con valori di primato del freddo, meno 14 osservate, Bolzano, Aosta, meno 11, Torino, meno 10, Cuneo, meno 12, Milano. La diminuzione è stata risentita anche in alcune regioni del sud Italia, ha prevalso un aumento sulla Calabria. E adesso direi di passare immediatamente la teleimmagine del satellite Meteosat sull'Italia, eccola per mostrarvi. Il gran freddo, il gelo, ma il tutto secco potremmo dire. Qualche banco di foschia sulla pianura padana, ma il cielo sereno, l'arco delle Alpi nevate. Poi praticamente dall'altezza di Rimini e verso sud è tutta la intensa copertura nuvolosa legata a un sistema depressionario estremamente complesso che adesso, prima di mostrarvi il quadro europeo, io desidero darvi lo schema, anche se previsto per domani, è poco diverso da quello attuale. Immaginate oggi tutto questo che sono solo...
avanti in pianura in quanto le temperature rimangono basse. Poco nuvoloso, variabile la fascia centrale, peggioramento sulle regioni nord-occidentali. In estensione il giorno seguente, cioè il giorno 8, non domani, a tutto il nord della penisola. La temperatura di conseguenza rimane sui valori attuali. Grazie, arrivederci.
January 10th, 1992, a container ship traveling from Hong Kong to Tacoma, Washington, loses 12 containers overboard. One of them sets loose thousands of tiny yellow plastic ducks. Currents of the North Pacific. The currents carry the ducks all over the world. So months later, they start washing up on the coast of Alaska, turning this toy spill into an accidental experiment. So from the ducky study, you get real-time data about the currents in the North Pacific. The accidental duck experiment is still providing information today. They're almost indestructible. I mean, literally 20 years after they hit the ocean, they're still washing up on beaches around the world.